Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pizza scrocchiarella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, acqua, sale, zucchero, olio evo, lievito di birra fresco, sale grosso. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Il lievito e lo zucchero ed azioniamo il bimby per 3 minuti 37 gradi velocità 3. Aggiungere la farina. Il sale e l'olio e facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e far lievitare in forno spento per 3 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, stenderlo su un piano di lavoro infarinato. Infarinare tutta la superficie. Estendere con il mattarello. Abbiamo formato una sfoglia molto sottile, adesso posizioniamola su una teglia rivestita con carta da forno. Spennelliamo la superficie con olio. Lasciamo lievitare per un'ora in forno spento. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, adesso andremo a schiacciare con i polpastrelli. Spolverizzare con sale grosso. Cuocere in forno preriscaldato a 230 gradi per 15-20 minuti. La pizza è cotta, serviamola. Pizza scrocchiarella. Grazie e alla prossima ricetta.